Ok, allora, nuovo ritrovamento, ultimo, questo interessante televisore portatile Philips 11C e 12-11, come possiamo vedere portatile completo, c'è cioè addirittura la maniglia, è molto, molto carino, che ha avuto diverse rogne, tra cui prima di tutto il cavo d'alimentazione rotto, e quella è una cosa da niente, e poi c'era l'EAT che aveva qualche saldatura fredda e che ho dovuto rifare per farlo ripartire. È comunque ripartita la grande, adesso vediamo intanto come è fatto. Vedete qui c'è scritto 40 electronic channel, canali memorizzabili, ha qualche graffietto sullo schermo. Abbiamo un audio video frontale, una uscita cuffie. Qua dentro abbiamo l'altoparlante che non si vede niente se non prendo una torcina. Eccola, la solita torcina che voi conoscete. L'altoparlante, il posto per il telecomando che qualcuno si è ben fottuto. E questo che è un altro posto, non so esattamente per cosa. Ecco. Vediamo bene i 40 canali programmabili. Lì c'è il tasto di accensione e questo è il menu per cambiare le varie funzioni. Funziona benissimo con un telecomando universale. Io qui ho un Logitech. Lo proviamo con questo decoderino e un'antennina buttata lì. Andiamo ad accendere il televisore. Come vedete, si posiziona subito in E. E visualizza l'immagine che non si sa per quale ragione sballa ogni volta la luminosità. Infatti, come vedete, dopo averla abbassata si vede decisamente meglio. Alziamo il volume. Marco, per capire meglio l'attività comunque dei Romagna Airfinders, abbiamo proprio un loro video che ci hanno gentilmente concesso e noi ve lo facciamo vedere perché penso Magari che cambiamo in questo canale. video. L'ambiente naturale in questa parte del mondo è ancora intatto. Questo è il Sava del Borneo Malese, la destinazione del nuovo millennio per chi ama natura ed avventura. Naturalmente queste righe che Il vedete, come Sava sapete, è la è il solita secondo frequenza per di grandezza refresh. dei 13 stati della Malesia ed è separato da Kuala Lumpur. Cambiamo canale, vediamo Tutti se che ci migliora. guardano devono Ok. sapere che 27.000 Guardate, persone anche i o neri non sono attività assolutamente hanno male. acquistato i nostri impianti. Via vita. Vabbè, tre canali Pensa. sono con puttanate. Ve l'ho detto, c'è un'antennina fuori buttata molto a caso, quindi non so cosa si possa vedere. Questi li salto per principio. Sì, insomma, qualcosa si riesce anche a vedere. Forse. È il primo telo da mare che vi presentiamo, il codice lo vediamo è O AMMA, una promozione Vabbè, non c'è bisogno che vi che scorri tutti i canali possibilmente regionali stupidi che esistono al mondo. Qui c'era. Sì, prima c'era un documentario. Ma appunto, prima. Il decoderino è questo. Gentilmente fornito dall'utente YouTube Edo, quest'altro è morto, non chiedetemi perché, ma si inchioda, quello là. Lo vedremo poi. Vi faccio vedere, non so perché, se io premo qualunque tasto numerico, anche sulla plancia, non riesco a togliermi dall'audio video, anche con l'apposito tasto, non c'è niente da fare. Posso bloccare l'audio, ma a parte quello, non posso fare altro. tornate in Devo diretta. proprio Dimmi se sei staccare pronto per la foto d'esca. insomma, la presa scarta. Adesso magari vi faccio vedere. Ecco, stacchiamo la presa scarta ed ecco che compare la TV dove qui posso effettivamente cambiare i canali. 1, 5, 8. E non posso andare neanche in AV perché non, la commutazione evidentemente è solo automatica. Bene, abbiamo, come vedete, richiuso il televisore. E ha questa particolarità di poter essere appoggiato di sbieco, cioè io posso tenerlo dritto così oppure posso inclinarlo in questo modo. Qui, come facevo vedere prima, c'è la maniglia per il trasporto. Qua c'è il nostro decoderino cinese. Accendiamo il televisore per la prima volta, non l'ho ancora acceso da quando l'ho chiuso.
Come vediamo, funziona alla perfezione. Apriamo il nostro sportellino per alzare il volume. Abbassiamo un po' la luminosità. C'è la batteria scarica e allora. Ecco, evitiamo di. Non voglio stare a discutere sul programma, però quello è. Possiamo eventualmente cambiare canale se troviamo. Basta trovare qualcosa che si vede, perché come vi dicevo c'è questa antennina. Rai 1, niente. 2, Rai 3. Nozze, è stato mia testimonianza, o come lui ripeteva il compare Danello, Sto e qua che parla in romagnolo. anche addirittura tutto il battesimo mio primo figlio Filippo. E Come anche vedete, si vede bene, il sì, poi televisore è dopo lei perfettamente ha avuto funzionante. un rapporto Possiamo così. spegnere il decoder. Ecco che va via l'autocommutazione e siamo in AV. Non c'è più niente di cui parlare di essere di così tanto interessante. Spegniamo il televisore. Ve lo giro per farvi vedere dietro come è fatto. Allora, come vedete, abbiamo la presa SCART, un controllo della luminosità, del contrasto che non funziona. Ci ho provato a mettere anche un po' di diossidante, ma non è mai servito a zero. Abbiamo poi un comodo avvolgicavo qui che adesso sfrutto, perché c'è questo cavo che ho dovuto montare io, ma comunque l'avvolgicavo serve. Ok, e anche bello lungo questo cavo qui. Ecco qui. Blocchiamo la spina, guarda che lavoro. Perfetto. E poi uno si può prendere tranquillamente il suo televisore e portarselo in giro fino a che non trova una presa per poterlo utilizzare. Bene, con questo concludo anche questo video e ci rivediamo all'ennesimo prossimo video che sarà di quest'estate.